73 pedoni investiti e uccisi sulle strade del Lazio e della Capitale solo nel 2023, un sesto dell'intera classifica nazionale, un dato impressionante. E il Lazio detiene anche il record di incidenti stradali mortali. Nella gran parte dei casi queste tragedie sono provocate dall'uso dei cellulari e delle chat al volante e dalla guida sotto effetto di alcol e droga. Sembrano cifre quasi che ricordano una guerra. Ma in realtà è una guerra non dichiarata. Non c'è niente da fare, il Lazio è la maglia nera e Roma ancor più, è una crescita continua esponenziale. La prima causa è sempre l'istrazione, purtroppo, poi per i telefonini, gli smartphone, senza parlare degli effetti che si hanno sotto alla guida, magari sotto stupefacenti o alcolici, e pedoni, così come anche i ciclisti, sono la parte debole della nostra viabilità e vengono purtroppo falciati. Ecco, bisogna dire anche che, a onor del vero, che alcuni pedoni magari sono anche distratti nell'attraversare, ovvero partono dal presupposto che sia lecito che loro possano attraversare in quel momento, e vediamo che molti sono al telefono con le cuffiette e quant'altro. Sarebbe anche il caso magari di vedere insieme alle strisce di mettere dei rialzi, non dei dossi, ma dei rialzi di attraversamento, così le vetture sono costrette a rallentare, un po' il pedone comunque ha un po' più di possibilità di essere salvo. Intanto i consiglieri regionali Alessio D'Amato, l'ex assessore alla sanità del Lazio, e Marietta Titei hanno depositato un'importante proposta di legge intitolata Lazio Strade Sicure. Noi auspichiamo che venga accolta nel più breve tempo possibile, aspettiamo con ansia che venga definitivamente approvata. Dobbiamo confidare che presto le istituzioni si svegliano e capiscono che tutto questo ha anche un costo per la collettività a livello del sistema sanitario nazionale. Che cosa si può fare? Sicuramente l'attenzione è la prima causa, nonché anche la guida, quindi non prendere droghe, stupefacenti, eccetera. Spero che a brevissimo venga approvato il nuovo codice con l'inserimento dell'alcol lock, ma nell'immediato si può fare qualcosa, secondo me. Parliamo innanzitutto degli attraversamenti pedonali, metterli nei posti giusti e illuminarli sufficientemente in modo che possano essere visti, e togliere tutto quello che è la vegetazione intorno che potrebbe parare la visuale. Illuminazione e fare in modo che questi passaggi si possano vedere e toglierli, perché a volte sono anche nei posti sbagliati.